questa sera il tema è sacerdote come medico, cioè guaritore. Il medico guarisce, e dividerò questo intervento in due parti: la guarigione nella confessione e la guarigione nella benedizione. Durante la messa avviene una trasformazione, qualcosa viene trasformato, un'essenza succede durante la messa, un passaggio di stato. L'atto morale, cioè la conseguenza, il cosa fare, viene dopo. Quando io asprendo la comunione succede qualcosa in me che precede gli atti successivi, va bene? Noi adoriamo e mangiamo il corpo di Dio, non è più pane, è Gesù. Bene, quello non è più pane, è Gesù. Nel calice non è più vino, è Gesù. Scrive Dostoevskij, un grande scrittore russo, non l'insegnamento del Cristo salva il mondo, ma precisamente il fatto che il Verbo si è fatto carne, che l'ideale è in una carne e di conseguenza esso è raggiungibile da tutta l'umanità. I discepoli di Cristo che hanno adorato questa carne luminosa hanno testimoniato nei più crudeli tormenti quale felicità era portare in sé questa carne, imitare la perfezione di questa immagine e credere in essa. Tutto consiste in ciò che il Verbo si è fatto carne. In ciò è tutta la fede e tutto il conforto dell'umanità. Lo credete voi questo? Un sì piuttosto timido. Lo credete? Bene. Senza questo contatto con la carne di Cristo, questa è la grandezza e la bellezza del nostro annuncio, senza questo contatto non c'è alcuna guarigione. Tutto dipende da questo contatto. E sapete chi capì questo? Una donnina, una povera donnina che aveva una malattia da 18 anni, aveva una sorta di flusso sanguigno che non se ne andava. Cosa disse? Se solo toccherò il mantello del Signore sarò guarita. Ma qui altro che mantello, noi mangiamo il corpo intero, non tocchiamo mica solo il mantello. E se quella donna guarì soltanto a toccare un mantello, che cosa dovrebbe succedere a ciascuno di noi quando mangiamo il corpo di Dio, il corpo di Cristo intero? Sì, non mi dà un pezzetto, non mi dà un dito, mi dà il suo corpo intero. Questo significa anche desiderio dell'uomo di toccare, perché toccare significa in qualche modo possedere. Bene, anch'io sono dunque malato. Io devo guarire. Guardate, non ci sono mica solo le malattie del corpo, perché quando si dice io sono malato, subito uno pensa male al fegato, mal di testa, male un dente, c'è mica solo quello. Ci sono tante altre malattie spirituali, sensualità, orgoglio, non l'avete voi queste? Segrete invidie, piccole gelosie, gola, non ne parliamo, eccetera, eccetera. Sono tutte malattie dello spirito. Perché non pensiamo che il Signore possa guarire queste malattie? E quando parliamo di malattie abbiamo solo in mente quelle del fisico. Quando lo Spirito Santo viene in me nel contatto col Cristo, avviene una vera e profonda trasformazione, che noi chiamiamo anche guarigione. Nella mia volontà, è certo, la mia volontà è debole, Spirito di Dio, quando faccio la comunione, vieni e guarisci, rafforza, potenzia la mia volontà. Nel mio intelletto, che è scarso e poco illuminato, vieni Gesù, guarisci il mio intelletto. Nel mio sentimento, che bello avere il sentimento che è di Cristo Gesù, quanti sentimenti malati noi abbiamo.
Vieni, Spirito di Cristo, io ho mangiato il corpo del Signore, ti sto toccando in questo momento, guarisci il mio sentimento, la mia memoria. Se avete delle cose nella memoria depositate lì che vi danno fastidio, cose che avete visto o che avete anche fatto, che sono nel passato e che tornano sempre su, e il demonio ci soffia sopra e dice: ma cosa vuoi, essere gradito a Dio, tu che hai fatto queste cose? Bene, il contatto con il corpo di Cristo guarisce anche la memoria. Nella comunione noi veniamo trasformati. Guardate, non lo dico mica io, lo dice un certo San Paolo nella lettera ai Corinzi. E tutti noi a viso aperto, riflettendo come in uno specchio, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore. Questo succede quando io mi accosto all'Eucaristia. La prima guarigione, allora, è quella dal peccato, perché tutti i mali derivano da lì. Io mi devo purificare totalmente, ho bisogno di purificare, sono il malato numero uno quando mi accosto al sacrificio di Cristo. E quindi mi presento dal medico, e quando mi presento dal medico cosa faccio? Voi andate forse dal medico e gli dite: ho male, in generale? Il medico vi dirà: scusi, ma dove ha male? No, no, io sto male, mi dia una medicina, ma dove? Mi dica il punto, mi dica il luogo. No, indovini lei, ma questo medico vi torna a casa. Voi dovete dire: ho male al fegato, va bene, quella cosa che si chiama fegato, e se avete una piaga, un osso rotto, il vescovo vi dice: fammi vedere sta piaga. No, mi vergogno. E allora il medico dice: come faccio a curarti? Cioè, detto in altri termini, la piaga va mostrata, la debolezza va manifestata al Signore, intendiamoci. Bisogna fargli vedere il punto di intervento in cui chiediamo che Egli guarisca, che Egli intervenga. E la prima guarigione è dal peccato. Vi ricordate quel giorno in cui tirarono giù un paralitico da un tetto? Tra l'altro sfasciarono il tetto. Immaginate se qua ci fosse la chiesa strapiena di gente. Don Gabriele qua che guarisce tutti i malati, uno è lì in fondo, non riesce a entrare, cosa fa? Va lassù e comincia da lassù a fare un buco nel tetto. Ma chiamiamo subito la polizia, un po' altino in effetti. E poi calare giù uno, tutto un armamentario, calare giù un lettuccio da un tetto, un'opera quanto mai difficile, pericolosa, ardita, per fargli arrivare quest'uomo davanti. Quando quest'uomo arriva davanti, Gesù, il grande medico, dice: hai fatto uno sforzo così incredibile di essere calato da un tetto che ti do una guarigione totale, ti sono guariti tutti i peccati. Quest'uomo, sapete cosa gli dice? Ma non potrei alzarmi in piedi, non potrei guarire nel corpo che mi piacerebbe di più. Infatti, dopo che Gesù dice: ti sono guariti tutti i peccati, ti sono rimessi i peccati, c'è un momento di silenzio e non succede nulla. E Gesù spiega e dice: io sono venuto per guarire dal peccato. Però affinché sappiate che c'è qui in mezzo a voi colui che guarisce il peccato, alzati e cammina, dico a te, prendi il tuo letto e va a casa. Quello andò a casa tutto contento, perché in un colpo solo ricevette due guarigioni, anzi tutte, i peccati, però non se ne rendeva tanto conto, e anche le gambe. Ma voi andate solo per le gambe da nostro Signore? Anche se ci guarisce le gambe, non ti dispiace mica, però non è venuto per questo. La grande guarigione è la guarigione dal peccato. Bene, questo fa sì che per arrivare al Signore e chiedere la guarigione dai peccati bisogna conoscere i peccati e quindi essere umili, perché l'esperienza del nostro peccato è l'unica che ci rende veramente umili davanti a Dio. San Pietro, quando si accorge che Gesù è potente, che cammina sulle acque, che ferma i mari, cosa dice? Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Qui non dice: vieni a me, che ho bisogno. Dice: allontanati da me, perché io sono un peccatore, tu sei santo.
Ebbene, dobbiamo invece conoscere quella frase di Pietro, o meglio, vivere quella frase di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quindi immergersi nel proprio nulla e arrivare al Signore, chiedere a Lui una guarigione piena, totale e definitiva. Ascoltate cosa scrive Santa Teresa di Gesù Bambino. Quale razza di fiducia aveva questa giovanissima santa nei confronti del guaritore? Ascoltate. Manoscritto C, a un mese dalla morte, appena do un'occhiata al Vangelo, respiro il profumo della vita di Gesù. So da quale parte correre. Non mi lancio verso il primo posto, ma verso l'ultimo. Invece di farmi avanti insieme al fariseo, ripeto la preghiera del pubblicano e soprattutto seguo l'esempio di Maria Maddalena, la sua stupefacente audacia, o piuttosto l'audacia amorosa che incanta il cuore di Gesù, seduce il mio. Sì, lo sento, se anche avessi sulla coscienza tutti i peccati, attenzione, se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei con cuore spezzato dal pentimento a gettarmi tra le braccia di Gesù, poiché so quanto Egli ami il figlio, il prodigo, che torna a Lui. Allora capisco la preghiera di Sant'Efrem il Siro, che dice: Signore, fa che io veda i miei peccati. Volete farla sta preghiera? Poi non scappate mica via, anziché quando vedete i peccati scappare via, Signore allontanati da me, vedere i vostri peccati vi deve fare ancora più umili e correre verso il Cristo, verso Gesù, dicendo: Gesù abbi pietà di me, che sono un peccatore, o se io vedessi i miei peccati. A dire il vero, certi santi li hanno visti e hanno detto: non fate questa preghiera. Santo Curato d'Ars, Santa Teresa d'Avila anche. Perché quando videro i propri peccati ne ebbero un tale spavento, un tale orrore, che non avevano più coraggio di presentarsi davanti al Signore. Ed erano santi! Cosa dovremmo dire noi che siamo peccatori? Meno male che il Signore non ce li fa vedere tutti, ma comunque dobbiamo chiedere: Signore, fa che io veda i miei peccati. Avete presenti i padri del deserto? Piangevano in continuazione. I padri del deserto giravano con i fazzoletti perché al pensiero dei loro peccati piangevano e dicevano: come farò a salvarmi? E c'era un padre del deserto che diceva: io quando prego vedo sempre il mio giudice davanti. Oddio. Come fareste voi a pregare se vedeste sempre il giudice davanti agli occhi? Sareste sempre in ginocchio a dire: abbi pietà, sii clemente con me. Credete che sia facile salvarsi? Sì e no. Vi racconto l'esperienza di un sacerdote australiano. Io ho avuto l'avventura di andare in Australia perché abbiamo un monastero in Australia. Bene, c'è un sacerdote. Ascoltai questa testimonianza. Avete presente che ci sono dei casi di premorte in cui uno muore, o meglio va in coma, e poi vede, esce dal corpo, entra in una sorta di tunnel, vede una luce, ci sono tanti studi su questo, no? E poi improvvisamente tornano nel corpo e continuano a vivere. In Australia andavano in giro tre persone che avevano avuto questa esperienza di premorte, di cui uno un sacerdote. Si trova anche in internet, purtroppo solo in inglese, mi sfugge anche il nome. Questo sacerdote fece questa testimonianza: ho avuto un incidente automobilistico gravissimo e mi sono ritrovato improvvisamente al buio. Poi ho visto un tunnel, la luce, la mia anima andava verso questa luce, in fondo c'era il Signore Gesù. Mi sono trovato davanti al Cristo risorto. E quando fui davanti a Lui, il Signore mi fece un cenno così con la mano. Mi disse: tu qui non puoi entrare. Nel paradiso, eh? E Lui sentì che doveva andare all'inferno. Non in purgatorio, all'inferno. Ovviamente poi dopo nella testimonianza non ci disse che cosa aveva fatto per meritare l'inferno, ma la cosa drammatica fu che Gesù, dopo aver detto qui non puoi entrare,
Il sacerdote si rendeva conto che non poteva entrare, era zitto e disarmato davanti al Signore, non aveva nessun argomento, non cominciò a dire ma in fondo io ho fatto qua, niente, in silenzio, nella constatazione che il giudizio del Signore era vero. Quando Gesù continuava a far così con la mano della serva, qui non puoi entrare, appare la Madonna vicino al Signore. Questo disse il sacerdote, l'ho sentito con le mie orecchie. Gesù si volta verso la madre si volta verso di lui e dice, no figlio mio, salvalo, perché da bambino tutte le sere diceva un'Ave Maria per me. E Gesù continuava a far così con la mano, la Madonna si mise in ginocchio e disse, figlio mio, salva questo figlio. Il Signore, guardate che sembra una roba da film, ma questo l'ho sentita dalla sua testimonianza. Finalmente si volta verso ancora la madre e dice, tu sai che non posso negarti niente. Si volta verso il sacerdote e gli dice, ti viene data un'ultima possibilità. Dopo 2 secondi il sacerdote aprì gli occhi e si svegliò all'ospedale. Vi immaginate quanti rosari si è messo a dire da quel momento fino alla morte, non fa altro che andare in giro in tutto il mondo a dire altro che un'Ave Maria, pregate il rosario, questo qui è super mega convertito, chissà cosa aveva combinato. Ma sta di fatto, io quando lo sentivo sono rimasto di sasso, ma dire, ma un prete che arriva là, si trova nostro Signore e dice qui non puoi entrare, ma madre lei cosa ne dice? Io sono rimasto senza parole, sono rimasto senza parole. Allora anziché correre questo rischio, mi sono preso una corona del rosario da 500 grani e vado sparato a dire un'Ave Maria dopo l'altra. Questo per dirvi come veramente bisogna condannare se stessi, come diceva San Nilo Rossano, San Nilo di Sora, l'inizio della salvezza è condannare se stessi. Io accolgo Gesù, il Salvatore, non come merito ma come privilegio. Questo fu l'errore dei farisei, Romani 10:1, ignorando la giustizia di Dio, cercando di stabilire una propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Il fariseo cercava una propria giustizia. Se cerchiamo una propria giustizia, non cerchiamo la giustizia di Dio, che è, Signore, abbi pietà di me, peccatore. Va bene? E c'è anche una bella immagine di San Giovanni Crisostomo, il quale dice, sapete come funziona il processo della salvezza? Noi dobbiamo stare dalla parte di Dio, ma chi fa la fatica è Gesù, perché è Gesù morto in croce, mica io. E fa l'esempio dello stadio, siete stati mai allo stadio? Adesso qua a Lugo, forse non avete delle gran squadre, in Romagna, invece... Il Cesena, cosa c'è? Poca roba, poca roba. Io vengo da Bologna, voi mi dite, mica tanto, non andiamo mica tanto in là, però da ragazzino andavo sempre allo stadio, era il mio appuntamento domenicale, andavo anche a messa, intendiamoci, però c'era lo stadio dove era tutta la banda degli amici a fare il tifo sportivo, ma chi non ha questo tifo nel sangue non può capire questa spiritualità, va bene. Allora il Crisostomo dice, come allo stadio, chi fa fatica sono coloro che fanno la partita, usiamo questa parola, Crisostomo usa un altro termine, che corrono, insomma, quelli lì che giocano uno contro l'altro, si tirano dei calcioni, degli spintoni. Io che sono sugli spalti non faccio nessuna fatica, però quando vince la squadra, cosa dico? Abbiamo vinto. Quando perde dico hanno perso, questo è un classico. Però cosa vuol dire abbiamo vinto? Vuol dire che io, stando seduto sulla gradinata, partecipo all'azione di colui che soffre lì in mezzo, esultando, oppure anche soffrendo, quello che volete voi. Questa dice che è un'immagine plastica, è proprio quello che succede. Chi soffre, chi ha pagato, chi lotta è Gesù, il Figlio di Dio. Io sto sullo spalto e godo della sua vittoria. Però quando lui vince,
corteo trionfale di Cristo si volta verso di me e lui mi dice: uè, abbiamo vinto. Guardate, io ho fatto ben poco, sono stato solo allo stadio a sventolare la bandiera. Allora fate un po' così anche voi, va bene? Quando vedete il Signore Gesù che soffre e lotta, sappiate stare dalla parte del Cristo: abbiamo vinto. Con un linguaggio più spirituale, più teologico, San Paolo dice: io sono rivestito della vittoria di Cristo. Non usa questa parola, ma sono rivestito di Cristo, sono rivestito della sua vittoria, sono rivestito della sua morte e resurrezione. Io non ho nessun motivo per vantarmi, perché anche qui San Paolo dice: chi si vanti nel Signore. Ma più chiaro di così, l'esempio sportivo: chi si vanti nella squadra che ha vinto, che è la mia squadra. Io non mi vanto di me, mi vanto del Signore. È così anche per voi? Siate veramente fieri del Signore che ha vinto la battaglia, ha schiacciato la testa al serpente. Godete della sua vittoria, questo vuol dire la guarigione dai peccati. Anche il prete che dà la soluzione dei peccati si deve confessare, è un peccato anche lui, si riconcilia con il Signore durante la messa. Anche il prete va dal medico, scrive il Papa Giovanni Paolo II nella Pastore Dabo Vobis. In un prete che non si confessa più o si confessa male, il suo essere prete e il suo fare il prete ne risentirebbero molto. E se ne accorgerebbe anche la comunità a lui affidata. Mi viene da fare la domanda qui al buon Don Gabriele. Si confessa Don Gabriele, intendiamoci. Quando? Vedete, voglia se si confessa. Bene, la comunità se ne accorge. Una volta io feci un pellegrinaggio in Belgio alle apparizioni della Madonna di Bannè. Mi volli confessare. Il sacerdote italiano che curava quelli che facevano i pellegrinaggi mi disse: in Belgio ci si confessa solo in 5 chiese. Uè, come 5 chiese? Siete impazziti? Sì. Io stesso, quando mi devo confessare, vado in Olanda. Ma siamo fuori dei coppi qua. Ma come vado in Olanda? Perché qui non si confessa più? Sì, mi disse. Un fedele va dal parroco, può succedere: padre, mi devo confessare? No. Ma non perché non può, non ho altre cose da fare. No. Mi dice di no, perché non serve. È così. La crisi della confessione, specialmente nel nord Europa, spaventosa. Allora mi feci dare la piantina di questi 5 posti. Guarda caso, il giorno dopo dovevo andare in uno di questi 5 posti. Dico: ma allora, meno male, lì mi confesso. Arrivo lì, c'erano tutti i confessionali vuoti, ma erano le 9 del mattino, stavo lì fino alle 6 del pomeriggio. Metto lì, aspettare che venga qualcuno. Alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, alle 3, alle 4, si vede nessuno. Alle 5 si vede nessuno. Alle 6 dico: o mi autoconfesso o che cosa faccio? Quindi in quei 5 posti, in uno di quei 5 posti non c'era nessuno. Ovviamente adesso, ripensandoci, lo dico così, ma quella sera lì mi veniva da piangere con tutti i pellegrini che avevo portato, 50 pellegrini dall'Italia. Ma perché non ci si confessa? Ma guardate che se non ci si confessa, si rimane malati. Chi ci toglie i peccati? Chi ci li toglie? Presidente della Repubblica Italiana? No, non ce li toglie. Ce li toglie nostro Signore attraverso la confessione. Il sacerdote esercita questo servizio di curatore e di medico attraverso la confessione. Ma tutti i sacerdoti, non solo quelli carismatici, perché Gesù ha detto: andate, curate i malati, risuscitate i morti. Il medico in confessionale deve essere chiaro. Se voi andate da un medico all'ospedale e vi fa dei discorsi confusi, voi gli dite: scusi dottore, sia chiaro, cos'ho? Cos'ho? Se lui dice, fa delle circonlocuzioni, no, mi interessa, mi dia il nome della malattia.
Il medico deve essere chiaro nella diagnosi, il più possibile, e nella cura. E quindi nella diagnosi chiamare le cose col proprio nome. Ho fatto un peccato, devo dire il nome del peccato. E il sacerdote deve dire, hai fatto questo peccato. Il peccato deve essere detto, circostanziato, accusato per essere distrutto. Perché se no, se uno dice sono un peccatore, non serve niente. A volte mi arriva della gente da me e mi dice, padre, ho fatto tutti i peccati. No, no, discorsi che non mi interessano. Comincia dal numero uno, il primo peccato. Che non è vero che l'hai fatti tutti. Non ce n'è nessuno che non abbia fatto. Bene, cominciamo. Uno, due. È un po' riduttivo questo, se vogliamo. Però la soluzione funziona come un raggio laser. Va a prendere il singolo peccato che io accuso e dico sono stato io, ho fatto questo. Allora sì che il Signore interviene, forse anche una cosa piccola. E se avete un peccato solo, dite solo quello, non importa che ne diciate 10 per dire così ne faccio, il sacerdote è più contento. No, ho fatto un solo peccato. Chiedo al Signore che mi distrugga quel peccato lì, perché interviene su quel peccato che voi dite, non su altri che non dite. Va bene? Questo è fondamentale. Gesù è venuto per questo, per guarire i singoli peccati. Sapete, c'era un grande medico, a proposito di medici, un certo Giuseppe Moscati, lo conoscete? Sì? San Giuseppe Moscati, ora pro nobis, un medico di Napoli, morto a 46 anni, non aveva mica una vita molto spirituale, cioè, momento, è stato canonizzato, ma il tutto andava a messa la mattina e basta. Poi diceva forse una corona del rosario. Bene, qua, sapete come curava lui? Per dire il legame tra l'anima e il corpo. Curava il corpo. Era primario d'ospedale. Faceva molte visite. I poveri li visitava gratis, ma questo non è un granché. E gli diceva, ad alcuni, diceva, scusi, ma lei da quant'è che non si confessa? Dopo averlo visitato nelle membra, fegati, polmoni, pancreas, alla fine gli diceva, è tanto che non si confessa, sì, non tanto, guardi, io le consiglierei di andare a confessarsi, perché lei ha una malattia spirituale che agisce sulla malattia del corpo. Ora, se un medico ti dice questo, tutti andavano, perché tutti vogliono guarire nel corpo, intendiamoci, se l'avesse detto la mamma o il parroco non ci sarebbero andati. Tra l'altro San Giuseppe Moscati gli diceva anche, vada dal padre tal dei tali, si vede che non si fidava di tutti i preti genericamente di Napoli, vada dal padre lì a nome mio. E questi correvano, mi ha mandato il dottor Moscati, ho capito, venga, venga, dica i suoi peccati. Questo per dire come c'è una relazione di guarigione spirituale tra la mente, il cuore, lo spirito e anche il corpo. Bene, quando il sacerdote assolve non dice una parola sua, ma la parola della Chiesa. Bellissimo, non è la parola del singolo. Sapete l'esorcismo, come viene fatto quando c'è un impestato che ha un problema col maligno? Il sacerdote usa questa formula, noi ti imponiamo di fuggire, ed è da solo, eh? Perché noi allora? Chiesto noi. Potenza satanica, quindi il sacerdote si rivolge al demonio con un plurale, noi, chiesto noi, tutta la Santa Chiesa, io in questo momento do la voce a tutta la Chiesa, la potenza della Chiesa, quindi caro, no caro, demonio vattene, perché qui siamo più di uno, non ci sono solo io, noi ti imponiamo di fuggire, spirito immondo. Così anche la soluzione dei peccati, il sacerdote non parla mai a nome suo. Dà il nome, o meglio, rimette i peccati in nome di Cristo e di tutta la Santa Chiesa. Bene, ma il sacerdote deve avere il coraggio, adesso qui ditelo a Don Daniele quando torna, diventerà prete, deve avere il coraggio di dire all'uomo tu sei malato, per suscitare in lui il pentimento e per risanarlo. A volte mi dicono, padre, ma è grave? Magari hai fatto un peccato, io dico, là. Questo mi fa, ma è grave? Sì, è grave. Rimangono tutti scioccati. E cosa ha combinato? Figliolo, sei messo male.
Ma quando dico questo, anziché scappare, vedo che si preoccupano. E sono messo male, allora cosa devo fare? Ecco, già cominciamo a entrare. Sei messo male. Per guarire devi fare questo, questo e questo. Il peccato è un male più profondo di quanto non si creda. Ecco la carità pastorale. Fare aprire gli occhi ai nostri fratelli del loro peccato e presentare loro il Salvatore. Ma c'è il grande medico. Poi qui si è fatto tardi, c'ho anche adesso la benedizione. Questo è un novum, non l'ho mai detto a nessuno. Ho fatto un piccolo studio sulla benedizione. Sapete cos'è la benedizione? Un'altra guarigione. Cos'è la benedizione? Il prete che dice: io ti benedico in nomine Patri, Figlio e Spirito Santo, giusto? Il sacerdote traccia una croce sul corpo o sulla persona e va da lui e dice: Padre, mi benedica. Il segno della croce, la croce sola, salva dalla maledizione del peccato. Santa Bernardetta Subirù, ve lo può dire questo Don Gabriele, grande esperto di Lourdes, Santa Bernardetta, non parlava mai, non faceva mai testimonianze, riusciva a convertire la gente, a commuovere la gente, solo facendoci il segno della croce. Non faceva mica una farina che si toglie un po' di polvere qui davanti, si faceva un segno di croce, chiudeva gli occhi, si concentrava un po', stava ferma 5-6 secondi e poi solennemente in nome del Padre e del Figlio, si fermava lentissima, si faceva proprio un segno di croce profondo sul corpo e la gente rimaneva. Poi, allora io non ho mai fatto un segno di croce in vita mia. State a sentire cosa dice Gesù a Teresa Neumann. Conoscete Teresa Neumann? Io no. Oh, ragazzi, non conoscete Teresa Neumann? Una tedesca bavarese all'epoca di Hitler, che morì subito dopo la guerra. Non mangiava, stette 40 anni non so quanto senza mangiare, si nutriva solo di ostie e poi soffriva la passione. Bene, dice Gesù, attenzione. Parla della benedizione, è un po' lunga la citazione, ma merita. Cara figlia, voglio insegnarti a ricevere la mia benedizione con fervore. È la prima volta che sento che il Signore parla della benedizione. Vi do uno scoop. Cerca di capire che qualcosa di grande ha luogo quando tu ricevi la benedizione di un mio sacerdote. La benedizione è uno straripamento della mia divina santità. Apri la tua anima e lascia che la tua anima diventi santa attraverso la mia benedizione. Essa è rugiada celestiale per l'anima, attraverso la quale tutto ciò che viene fatto può essere fruttuoso. Tramite il potere di benedire, ho dato al sacerdote, attenzione, il potere di aprire il tesoro del mio cuore e riversare una pioggia di grazie sulle anime. I sacerdoti non le sanno mica, sapete, queste robe. In seminario non ce le dicono mica. Io ho fatto un corso di temi e metodi delle scienze in seminario. E dicevo, scusate, io ho fatto un'università scientifica, vengo a studiare per diventare prete, mi fate un corso di temi e metodi delle scienze, ma perché non fate un corso di come si benedice un'anima? Vado avanti con Teresa Neumann. Quando il sacerdote benedice, io benedico. Allora una sterminata corrente di grazie fluisce dal mio cuore all'anima fino a riempirla. In conclusione, tieni aperto il tuo cuore, non perdere il beneficio della benedizione. Attraverso la mia benedizione ricevi la grazia di amore. La mia benedizione contiene tutto l'aiuto necessario all'umanità. Per mezzo di essa ti è data la forza e il desiderio di cercare il bene, di sfuggire il male, di godere la protezione dei miei figli contro il potere delle tenebre. È un grande privilegio quando ti è concesso di ricevere una sola benedizione. Non puoi capire quanta misericordia ti giunge attraverso per mezzo suo. Perciò mai ricevere la benedizione in modo distratto. Oh, qui nostro Signore comincia a dare delle regole. Mai ricevere la benedizione in modo distratto.
ma con tutta l'attenzione completa. Tu sei un'anima povera prima di ricevere la benedizione, ricca dopo averla ricevuta. Ma poi queste cose le dice nostro Signore. Mi addolora che la benedizione della Chiesa, nella Chiesa sia così poco apprezzata e così raramente ricevuta. La buona volontà è rafforzata per suo mezzo, le iniziative ricevono la mia provvidenza particolare, la debolezza è potenziata dal mio potere, i pensieri sono spiritualizzati, le cattive influenze neutralizzate. Vi basta questo? No? Vado avanti? Ho dato alla mia benedizione poteri senza confini. Essa proviene dall'infinito amore del mio cuore. Maggiore è lo zelo con la quale la benedizione viene data e ricevuta, maggiore è la sua efficacia. Sia che venga benedetto un bambino, sia che venga benedetto il mondo intero, la mia benedizione è assai più grande di mille mondi. Sii tu una figlia della benedizione e allora diventerai benedizione tu stessa per gli altri. Ecco, basta questo per dire come mi sono fatto un rosario di 500 grani, mi sono fatto anche anchilosato il braccio a forza di benedire dopo che ho letto queste cose. Apre il cuore di Gesù, è un'emanazione della sua presenza divina. Certo, perché il mio corpo è sacro ed è sacro anche il luogo dove vivo, dove lavoro. Ma attenzione a questa parola, avete sentito? Maggiore è lo zelo con cui viene data, maggiore è la sua efficacia. Quindi i primi a crederci devono essere i sacerdoti. Perché se non ci credono loro, non funziona. Avete mai provato a chiedere una benedizione a un sacerdote? Padre, mi benedica. Ma te l'ho già data durante la messa la benedizione. Quella vale per tutti. Si vede che sì, no, non che non ci creda, ma insomma, già vi mette sulla strada. E avete mai sentito dire, ma queste sono superstizioni, ma lascia fare, ma sì, va bene. Fategli leggere il passo di Teresa Neumann. È una stigmatizzata, non è mica uno scherzo. Bellissimo anche quando dice, diventerai benedizione per gli altri. A proposito della benedizione, ascoltate cosa ho trovato di una signora, questo va bene per voi donne che non siete preti e non benedite dall'altare. Quante volte ho benedetto, disse la moglie di un tenente colonnello, aveva anche addirittura un marito tenente colonnello, una testimonianza di una certa Maria Teresa. Io ero la prima che si alzava in casa mia, benedicevo con l'acqua santa mio marito che stava ancora dormendo, pregavo spesso china su di lui. Immaginate il marito che apre gli occhi, vede la moglie china su di lui e che benedice e dice, ma cos'ho il demonio, cosa ho fatto qua? Eppure questa donna pregavo china su di lui, sul tenente colonnello dormiente. Poi entravo nella camera dei bambini, svegliavo i piccoli ed essi recitavano le preghiere del mattino a mani giunte e ad alta voce. Poi facevo loro un segno di croce sulla fronte, li benedicevo e dicevo qualcosa sugli angeli custodi. Quando tutti erano usciti di casa, ricominciavo a benedire. Ma una moglie così è da augurarsi, è una sposa meravigliosa. Quando tutti erano usciti di casa ricominciavo a benedire, andavo in ogni camera implorando benedizione e protezione, dicevo anche, o Signore proteggi tutti coloro che mi hai affidato, tienili sotto la tua protezione paterna, con tutto ciò che possiedo, che devo amministrare, tutto appartiene a te. Tu ci hai dato tante cose, conservale, fa che esse ci servano, ma che non siano mai occasione di peccato. Quando in casa mia ci sono ospiti, e qui viene il bello, dice la moglie del tenente colonnello, io prego parecchie volte per loro prima che entrino in casa e mando loro la benedizione. Ma sulle scale, questi stanno salendo e questa comincia a benedire coloro che entreranno. Spesso mi è stato detto che da me c'era qualcosa, in casa mia intende,
C'era qualcosa di speciale, si sentiva una grande pace. E io ho sentito in me e negli altri che le benedizioni hanno una gran forza viva. Bene, allora perché perdere queste opportunità se possiamo farlo così facilmente? Non è solo il sacerdote, anche le madri di famiglia, avete visto come benedicono i loro luoghi dove esse vivono. E se anche vi danno delle fanatiche, lasciate fare, lo dicevano anche di Gesù, no? Fanatico, indemoniato e quant'altro, lasciate dire, lasciate. Le benedizioni danno sempre un certo fastidio, intendiamoci, perché è sempre la presenza del Signore che viene, quindi quell'altro non le vuole, non le vuole. Chiedetelo a Don Gabriele che fa questo mestiere, dà benedizioni, ma non tutti le gradiscono. Ma quando danno fastidio è un buon segno, vuol dire che c'è la presenza del Signore. Ascoltate quest'altra testimonianza di un sacerdote in un lager. Un episodio successo nei lager durante la guerra. Un sacerdote incarcerato in un campo di concentramento mi ha fatto questo racconto commovente. Avevo lavorato tanto tempo ad Dachau, in una fabbrica delle SS. Un giorno fu pregato da un contabile di andare subito in una delle loro case, costruita in una soffitta, e di benedire la sua famiglia. E racconta lui: io ero vestito come un povero detenuto in un campo di concentramento. Non mi era forse mai capitato di stendere le mie braccia benedicenti con una commozione tale come in quel momento. Malgrado fossi stato marchiato da vari anni come elemento indesiderato, reietto di rifiuto, ero tuttavia ancora sacerdote. Mi avevano pregato di dar loro la benedizione. L'unica e l'ultima cosa che ancora potevo fare. Il sacerdote nel campo di concentramento fu chiamato, perché anche chi non ha fede alla fine capisce che nel sacerdote c'è qualcosa di particolare. Quale rispetto hanno le donne che amano l'Eucaristia per il sacerdote che benedice? Una vecchia contadina romagnola. Ci siamo anche qui, perché io sono mezzo romagnolo, sapete, mia mamma è nata a Bagnacavallo, quindi molto credente, un po' raro, questo un po' più raro, perché sa, Bagnacavallo era un po' rossi, diciamo. In casa mia si ha una grande fede. Quando un sacerdote entra da noi è come se entrasse il Signore. La sua visita ci rende felici. Noi non lasciamo mai che un sacerdote esca dalla nostra casa senza chiedergli la benedizione. Nella nostra famiglia di 12 figli, la benedizione è qualcosa di tangibile. E c'è un'altra testimonianza, l'ultima, di un prete che non benediceva, ma dopo si è messo a benedire. Scrive questo sacerdote: è vero, nelle mie mani è stato messo un tesoro immenso. Cristo stesso vuole operare mediante le benedizioni fatte da me. Un tempo egli passava e andava benedicendo in Palestina, e così vuole che il sacerdote continui a benedire. Sì, noi sacerdoti siamo dei miliardari, siamo ricchi. Io e Don Gabriele siamo ricchi, ma parecchio ricchi. Miliardari, non di denaro, ahimè, qui peccato, quindi c'è subito non di denaro, ma meno male, ma della grazia che comunichiamo agli altri. Noi possiamo essere trasmittenti di benedizione. In tutto il mondo ci sono antenne che captano onde di benedizioni, malati, carcerati, emarginati, eccetera. In ogni benedizione che diamo aumenta la nostra forza benedicente, cresce il nostro zelo nel benedire. Tutto ciò riempie i sacerdoti di ottimismo e di gioia. Ma andate, questo andatelo a dire ai vostri parroci. Scusate se non li conosco, per cui, ma
se riempie i sacerdoti a sua volta di benedizione e di gioia, ma perché non lo fanno? Prendete queste mani, fate voi il gesto, Padre mi benedica, lo faccia, vuole sentire la gioia, li riempie di ottimismo e di gioia, e questi sentimenti crescono con ogni benedizione che noi diamo con fede anche nei tempi difficili. Tra l'altro la Madonna Medjugorje, scrive questo sacerdote, ha detto che la sua benedizione è inferiore a quella dei sacerdoti, perché la benedizione sacerdotale è la stessa benedizione di Gesù. Poi, non scherziamo mica, quando noi diamo la benedizione, anche la Madonna la riceve. Lo sapevate questo? Non me l'aveva detto nessuno, scommetto, eh? Dovevate venire qua stasera a sentirla. Quando io benedico, la Madonna si mette in fila. Non ci credete, eh? No, sta dov'è, non è che deve venire giù. Però, in un certo senso, la riceve anche lei. L'Immacolata, la senza peccato, la riceve da me che sono un peccatore. E anche abbastanza incallito, no, spero ben di no, ma insomma sono un peccatore. Ma quando io benedico, lo faccio in nome di Cristo. Queste cose vanno insegnate nei seminari. Come vi dicevo, lo chiamano superstizioni, ma significa che il razionalismo ha rovinato queste espressioni. Gesù lo faceva, imponeva le mani e benediceva. Gli apostoli imponevano le mani e benedicevano. Come diceva San Pietro, quello che ho non possiedo né oro né argento, quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. E a chi vi dice che queste sono tutte cose devozionali, sapete cosa rispondere? Adesso vi do l'argomento biblico, rispondete così. A chi vi dice, ma qui sono tutte robe, la devozione. Come finisce il Vangelo di Luca, gli ultimi due versetti, 24, capitolo 24, versetti 50-53. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse, alzate le mani li benedisse. E mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato in cielo. L'ultimo atto del Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio e nostro Salvatore, è un atto di benedizione. Vi va bene come argomento? Alzate le mani, li benediceva con il segno della croce o con il semplice gesto delle mani. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Bellissimo questo, avrei voluto esserci in quel momento, avreste voluto ricevere la benedizione del Signore, proprio di quelle buone, di quelle che valgono, ma se dite così, allora voi mi dite, ma allora noi non c'eravamo, ma no che c'eravamo, perché adesso quando Don Gabriele, o chi per lui, o il Don Daniele tra una settimana, quello che è, darà la benedizione, è la stessa cosa. Se vi ho detto che la benedizione del sacerdote, quella di Cristo, e vale più di quella della Beatissima Vergine Maria, è una benedizione che è rimasta nel mondo e viene nel mondo per guarire i vostri cuori, i vostri corpi e le vostre anime. Bene, avrei terminato, ma vorrei dirvi un'ultima cosa. La benedizione si fa anche con la bocca, non solo con il segno della croce. Benedire vuol dire dire bene, giusto? Bene, dire, dire bene. Posso benedire con le mani, posso benedire con la bocca, ma con la bocca posso anche maledire. Voi avete mai maledetto qualcuno? No? Allora giro la domanda, avete mai detto male di qualcuno? Sì. Detto male, maledetto, uguale. Non è convinta la signora. Male dire vuol dire dire male. L'italiano, etimologia, è questa. Quando io dico male di qualcuno, lo maledico. L'italiano è questo. Attenzione a maledire, a dire male. Date la voce al maligno.
Benedire invece è dire bene. Dovete dire bene di chi? Del vostro prossimo. Una volta feci questo esperimento, ormai l'ho raccontato altre volte, alcuni lo sanno già. Mi trovavo in Sicilia, e con questo concludiamo il nostro intervento, mi trovavo in Sicilia, al termine della compieta c'era un gruppo di 30-40 persone e dissi: adesso vi do la benedizione finale, però anziché darvela con le mani e col gesto, ve la date voi con la bocca. Che tutti a dire: ma cosa sta inventando adesso questo, che ci dobbiamo dare la benedizione con la bocca? Sì, erano tutti attorno a una parete. Adesso voi dovete benedire, cioè dire bene a vicenda. Allora faccio un esempio: se io ho, come dire, un mio amico, un mio fratello qui presente, mi ha fatto qualcosa di buono, insomma, io dico bene di lui, dico una cosa buona di lui, che risponda a verità, non è che si debba inventare. Va bene. Allora, tutti d'accordo? Facciamo? Sì, facciamo. Pronti? Via. Silenzio di tomba. Io stavo con gli occhi bassi per non guardare la gente, di coraggio, chi è che vuol dire bene di qualcuno? Tutti zitti. E dentro di me dicevo: ma è possibile che nessuno abbia niente di bene da dire di un altro? O sono timidi? Allora io guardavo in basso e dicevo: signore, sciogli la lingua di qualcuno. A un certo punto salta fuori un uomo, meno male, che dice: sì, io vorrei dire una cosa buona di mia moglie. Era lì presente. Io benedico mia moglie, cioè dico bene di lei, perché fa bene da mangiare. La moglie, quando quest'uomo disse benedico mia moglie perché fa bene da mangiare, scoppiò in pianto, cominciò a piangere, sicché io dissi dentro me: oddio, adesso qui ho toccato un tasto che cosa ho mai fatto, che non dovevo andare a toccare un tasto tra moglie e marito, non mettere il dito, e adesso cosa succede qua? C'è un momento di smarrimento, al che la moglie piangente disse: anch'io vorrei, con le lacrime, vorrei dire una cosa buona di mio marito. Era talmente emozionata e piangeva che non ho capito che cosa avesse fatto il marito per essere lodato, non mi ricordo, perché farfugliava qualcosa. Ma da quel momento, rotto il ghiaccio in sta maniera, fu un rimbalzo continuo di persone che si dicevano: vorrei dire una cosa buona di te, scusa, non te l'ho mai detta, ma questa è l'occasione buona, tu so, 10 anni fa così mi hai aiutato a fare quella certa cosa, voglio dire bene di te perché ho sentito il calore della tua amicizia. Allora quell'altro: no, ti ringrazio, anch'io voglio dire bene di te. È durata mezz'ora sta benedizione. Alla fine di questa benedizione, detta con la bocca, che ho detto: va bene, basta ragazzi, buonanotte, se no qui finiamo con questa bella benedizione. Uscimmo da quella sala, io vedevo la gente che volava a mezzo metro da terra, li vedevo felici, leggeri, contenti, avevano ricevuto la benedizione di Dio, avevano sciolto certi catene, chiamiamole così, forse col peccato o con la durezza di cuore, e Dio era intervenuto. Allora, per evitare una cosa simile questa sera, perché siamo anche in tanti, è vero? E poi non so cosa salterebbe fuori, perché non lo fate domattina, domani? Non importa essere in tanti, se siete sposati, siete in due, è già più che sufficiente. Se siete in monastero, siete in cinque, in sé. Com'è difficile dire bene di una consorella, vero? Ma te lo devi dire in faccia a lei, devi dire: guarda, sono felice perché vivo con te da tanti anni, ho la gioia di qualcosa di buono ricevuto anche da te, un pochino ho ricevuto, ma ne voglio ringraziare adesso il Signore. Perché sempre mettere in evidenza i difetti, le cose che non vanno, che ci sono? Se vi dite la benedizione con la bocca, Dio vi benedice. Care mamme, allora, o anche sorelle, avete visto quella mamma stupenda del tenente colonnello? Perché non lo fate? Imparate. E avete visto cosa successe quella sera in Sicilia? Imparate, fatelo anche voi. Cari sacerdoti, siamo poi solo io e lui, per cui, cari sacerdoti, o comunque ditelo ai vostri sacerdoti,
Alzate quelle mani, alzate quelle manine e benedite il popolo di Dio, perché se questa è veramente la benedizione, la sacra benedizione, perché vi vergognate? Io lo faccio sugli autobus, lo faccio dappertutto, benedico la gente, a volte dico scusi posso darle una benedizione, proprio così lo faccio. Ma se vuole faccia pure, e gli metto la mano sulla testa, ma non sempre, quando magari vedo uno un po' triste, ma sull'autobus, gli dico questo, poi magari quando scendo mi dico spero a quello di non incontrarlo mai più, perché fa fare delle figure, ma non è vero, non è vero, chissà che invece quello non vada a casa e dica oggi Dio mi ha dato una benedizione attraverso un povero cretino del suo ministro. Ditelo ai vostri sacerdoti, la benedizione di Dio è una vera, profonda guarigione.